Cosa rappresenta per te questo riconoscimento che viene assegnato al manager di agenzia o azienda che si è distinto per meriti particolari nel corso del 2021? Sono molto orgoglioso di questo premio perché lavoro da tantissimi anni in questa industria, quindi lo vivo un po' come un premio alla carriera da un certo punto di vista. Una carriera non tanto personale, perché ci sono ottimi manager che hanno fatto benissimo quest'anno, ma perché rappresento una generazione che ha dovuto trasformare i grandi gruppi e renderli contemporanei. E questa cosa non è facile, ma è doverosa, perché i grandi gruppi sono un patrimonio storico e di cui la comunicazione ha un disperato bisogno ancora oggi. Quali i risultati di business raggiunti da McCann l'anno scorso e con quali scelte manageriali e approccio hai guidato l'agenzia in questo percorso di crescita? Allora, la parte fondamentale degli ultimi due anni, dico, leggo anche l'anno della pandemia, è stata quella inizialmente di modificare il modello dell'agenzia, e quindi abbiamo fatto un merger con Media Brands, che è la nostra network gemello che si occupa di media e di dati con Kinesso, e abbiamo creato una One Operation costruendo proprio un modello nuovo, innovativo, che mette insieme creatività, dati e media e ci permette di gestire la complessità dei clienti occupandoci a 360 gradi di qualunque tipologia di esigenza di comunicazione. Lato McCann World Group è stato un anno incredibile da un punto di vista del new business, dove abbiamo acquisito tantissimi clienti, siamo cresciuti a doppia cifra sia in revenue che in margine, e credo che per un gruppo come McCann, che è un gruppo storico, continuare a essere protagonista del mercato in un mondo che cambia in continuazione sia un risultato straordinario. Come hai organizzato l'offerta integrata del gruppo McCann con le competenze delle altre sigle del gruppo per surfare con successo un mercato in grande cambiamento? Ma in realtà, come dicevo poco fa, questo merger tra Media Brands, McCann World Group e Kinesso in realtà ha costruito una sorta di spina dorsale nuova all'interno del gruppo, che permette di condividere, di lavorare su tutti quei temi che sono fondamentali oggi, dalla strategia ai dati, ai contenuti, alle produzioni di contenuti. E quindi questa ossatura centrale poi redistribuisce a tutta l'agenzia quel valore che nasce, come dire, con dei font già a 360 gradi, capaci di generare qualunque tipo di progetto creativo, strategico, di contenuto che qualunque tipo di cliente, dal più piccolo al più grande, può richiedere. Quali gli obiettivi per l'agenzia quest'anno? Allora, gli obiettivi di quest'anno sono obiettivi conservativi, cioè di mantenere questo trend. Sappiamo che andremo incontro molto probabilmente a un periodo anche recessivo in virtù, insomma, dei problemi contingenti, quindi l'obiettivo di quest'anno è di consolidare questi risultati straordinari, sperando e augurandoci che la situazione generale torni più presto sana, e quello di preparare e di continuare questa trasformazione di questa One Operation che nasce ma non si ferma, perché si continua a evolvere al pari con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie. Qual è la tua sfida personale per i prossimi anni? Ma io personalmente non ho sfide personali, io lavoro per un'agenzia straordinaria, un gruppo straordinario, e sono orgoglioso di poter rappresentare in Italia questo gruppo, e quindi la mia ambizione è di poter essere ancora all'altezza di questo brand storico che sognavo da ragazzo e che per una serie di eventi fortuiti, magari qualche virtù, mi ha portato poi a guidarlo per 8 anni.